Io, Mauro Merlino, la voce degli inascoltati, e il nostro movimento, il movimento della rete, dice basta. Basta a questa politica di rimpastati. Basta a questa politica di inetti. Basta ai suicidi. Basta alla disoccupazione. È ora di dare un segnale forte. Noi il 9 dicembre 2013 ci fermeremo. Dobbiamo colpire i loro interessi. Dobbiamo riprenderci quello che è nostro, di diritto. Questo Stato è rimasto a guardare. Padri di famiglia a morire. Piccole e medie imprese fallire. Ci hanno costretto a un legame mafioso con le banche. Dobbiamo uscire dall'Europa. Dobbiamo dire basta. Alle forze dell'ordine dico, unitevi a noi. Ora è il momento. Siamo stanchi. Siamo stanchi di subire. Siamo stanchi di pagare. Siamo stanchi di morire. Caro Napolitano Giorgio, ci eviti quest'anno il suo discorso. Non la vogliamo sentire. Resti a casa, perché siamo stanchi. Siamo stanchi di questa disoccupazione che ci ha messo in ginocchio. Siamo stanchi di vedere i disabili che rischiano la vita soltanto per chiedere un loro diritto fondamentale. Siamo stanchi di vedere i giovani manganellati nelle piazze dove il loro futuro viene svenduto. Siamo stanchi di vedere i nostri anziani che rubano nei negozi per mangiare. Siamo stanchi di vedere com'è facile aumentarvi lo stipendio e com'è difficile per voi agevolarci in qualche cosa. Siamo stanchi di pagare un debito truffa ed avere per colpa vostra e per i vostri interessi un legame mafioso con le banche. Siamo stanchi anche di rimanere davanti a una finestra e pensare quale sarà il futuro dei nostri figli. Siamo stanchi dei vostri inciuci, delle vostre promesse mai mantenute. Siamo stanchi di essere umiliati. Voi ci avete tolto tutto, l'identità, la dignità. Quindi quest'anno, caro Presidente, resti a casa con la sua famiglia, perché siamo stanchi di essere figli di un Dio minore, di dover sempre abbassare la testa, di dover subire, tacere e infine morire nell'indifferenza. Siamo stanchi di voi. Il porcellum anticostituzionale, capirai che novità. Abbiamo una politica, abbiamo un capo dello Stato, abbiamo un governo, abbiamo un sistema anticostituzionale. Qualcuno dice andiamo al voto, io dico no, io dico andiamo là e buttiamoli fuori. Ma buttiamoli fuori tutti, tutti, ricominciamo. L'Italia deve ricominciare, ricostruirsi, imparare dai propri errori, riprendersi la propria identità, la propria dignità e che sia di monito a chi andrà in futuro a governare. Diamo un segnale forte, una seria e ferma disobbedienza civile, no violenza, niente bandiere. Ma sia la democrazia a quella vera, alla dignità, alla libertà. E avremo così un giorno una politica non corrotta e un popolo non corruttibile. Questo io voglio lasciare ai miei figli. Detto questo, blocchiamo l'Italia, blocchiamo i loro interessi e riprendiamoci la nostra terra. Questa classe politica non va più votata. Deve andare in galera.